Prego, si accomodi. Grazie, signora. Signorina. Grazie, signorina. Non l'ha seguita nessuno? Non so, non credo. Non ha paura di essere seguito? No, signorina, ma è roba da film. Davvero? Sì, solo nei film. Strano, perché è proprio un film che mi ha suggerito l'idea di chiamarla. Dia pure a me. Grazie. L'uniforme da lavoro? No, è che quando sono uscito minacciava la pioggia. Capisco. Io l'ho detto, non è come nei film. Devo cercare di tenerlo a mente. Come ha fatto a sapere di me? È bastato chiedere in giro, mi hanno dato il suo telefono ed eccola qua. Ah, a proposito, questa è per lei. Non ha cambiato idea, vero? No, signorina. Per un servizio singolo, la tariffa è questa. E per un doppio? Come, scusi? Per un servizio doppio, fa degli sconti? No, servizio doppio, tariffa doppia. Niente sconti comitiva. Perché? Aveva in mente qualcosa di più grande? No, semplice curiosità. A me basta il servizio singolo. Bene, pagare mi ha pagato. Adesso mi dica. Vuole qualcosa da bere prima o non beve in servizio? Un'acqua tonica, ma perché sono astemio? Il servizio non è ancora cominciato. Oh sì che lo è. Vuol dire che verrà qui? Chi? La persona da servire. È già qui. Io la pago per... Uccidere. Uccidere me. Capisco. No, no, non capisco. Non mi è mai capitato che cliente e vittima fossero la stessa persona. Vuole rinunciare? Non so. Come ti chiami? Niente nomi. Eva. Io mi chiamo Eva. Sarebbe Evelina, ma è meglio Eva. Evelina è la mia nonna. Io sono Eva. Avevo detto niente nomi. Oh, arrabbiati pure. Renderà la cosa più facile. Non sono arrabbiato. Peccato. Ti prendo l'acqua tonica. Come conti di farlo? Beh, non ho ancora deciso. Pensavo di dover studiare la vittima prima. Eccomi, studiami pure. Io comunque non ho preferenze, mi basta morire. Quanti anni ha? Quanti anni hai, Eva? Quanti anni hai, Eva? 30. 22. Sono abbastanza per morire? Non ci sono limiti d'età. E adesso immagino che vorrei chiedermi il perché. Di solito non lo faccio. Ma questo è un caso speciale. Beh, direi. Quante volte nella vita ci si sente morire dentro? Beh, io questa volta voglio morire fuori. E tu, sei pagato per farlo? E lo farò. Visto che ho preso i soldi. Bene. Era quello che volevo sentirti dire. Adesso passiamo al come. Di solito uso una pistola o un coltello, magari per simulare una rapina o un tentativo di stupro. La pistola va bene. Il coltello fa troppo male. La pistola invece... Boom! Ed è fatta. Come vuoi. Vuoi farlo subito? Tra un po', se non ti dispiace. Dimmi tu quando. 10 minuti. Prima voglio sentire ancora un po' il suono della mia voce. Se vuoi possiamo fare domani o tra una settimana. No, no, deve essere questa sera. Solo voglio ancora un pochino di vita. Io non ho fretta. Magari invece la tua ragazza ti sta aspettando da qualche parte. No, è a casa sua. Le ho detto che sarei passato più tardi. Sa che lavoro fai? Certo che no. E non ti chiede mai niente. Ormai si è stufata di chiedere. Cosa pensi che farebbe se lo venisse a sapere? Mi lascerebbe, magari dopo aver telefonato alla polizia. E non hai paura? Per ora ne vale la pena. Vuoi qualcos'altro da bere? No, sto bene così. Di, faresti l'amore con me? Oddio, no, non vorrei pure che ti scopi prima. Mi mancherà fare l'amore, sai? Sì, è una delle poche cose che mi mancherà davvero. Magari sarò costretta ad andare in un posto dove si è condannati a farlo dalla mattina alla sera. Credi in Dio? Non lo so. E tu? Beh, se c'è non devo essere molto contento del mio lavoro. Perché no? In fin dei conti, tu gli dai solo una mano a svolgere il suo di lavoro. Vidi apparire un cavallo color cadaveri. E colui che vi stava sopra aveva nome La Morte. E l'inferno lo seguiva. E fu data loro autorità su un quarto della terra per uccidere con la fame, con la peste e mediante le belve della terra. San Giovanni, l'Apocalisse. Nonna Evelina mi leggeva sempre la Bibbia per farmi addormentare. Fumi? No. Neanch'io. Ma oggi ho deciso di comprare questo pacchetto di sigarette. Volevo provare prima di... A proposito, ho preso anche questo per te. Per me? Per te, tieni. Non capisco, bastavano i soldi. Dai. Aprilo su. Come vuoi. Ho pagato con la carta di credito. Ho pensato che così avrebbero creduto di più alla storia del suicidio. E tu non avresti avuto guai. Grazie, è una bella pistola. Questa sigaretta fa schifo invece. Magari preferisci usare la tua. Oh no, questa andrà benissimo. È un peccato che dopo debba lasciarla qui.
È solo un regalo a tempo. Ancora 5 minuti circa. Magari ne compro una così dopo. Con i miei soldi? Perché no? Mi fai vedere la tua? Non è così bella. Oh sì che lo è. Questa pistola è vissuta. Questa pistola ha sparato per uccidere. La mia è ancora vergine. E la prima volta di solito fa solo male. Questa è la tua pistola. Sai, forse avrei preferito che tu mi uccidessi con questa. Però creerebbe troppi problemi. Peccato. Cosa si prova ad uccidere? Ad uccidere uno sconosciuto, intendo. Cioè, si uccide per gelosia, per rabbia, per vendetta. Ma sono persone che si conoscono. Tu invece no. Solo sconosciuti e solo per soldi. A meno che tu ogni tanto non faccia qualche servizio improprio. No, per il momento non ne ho fatti. Ma non escludo che prima o poi possa accadere. Allora dimmi, cosa si prova ad uccidere uno sconosciuto? Credo sia quasi come uccidere qualcuno durante una rapina. Si rischia un po' di più, forse, ma mi faccio pagare bene, come hai visto. Più che altro nel mio lavoro il guadagno è sicuro. Mentre durante una rapina qualcosa può sempre andare storto e si finisce per scappare a mani vuote. L'hai mai fatto una rapina? No, te l'ho detto, io uccido e basta, solo su commissione. E lavori tanto? Insomma, uccidi tante persone? Abbastanza da vivere bene. Magari fra un paio d'anni mi ritirerò come una puttana in pensione. Non hai risposto. Quanti servizi hai fatto? In media, uno al mese. E quando hai iniziato? Quasi 5 anni fa. Quindi circa 50 servizi? Sì, circa. E magari io sono il numero 50? No, il 50 l'ho fatto il mese scorso. Peccato. Mi sarebbe piaciuto essere io a fare cifra tonda. Avremmo potuto festeggiare. E comunque non avrei accettato. Non c'è nulla da festeggiare. E se anche ci fosse, lo farei in privato. È davvero un peccato. Anche uccidere lo è. E non provi rimorso per quei 51? 50 per ora. 51. Ho detto 51. Non provi rimorso per quelle 51 anime. Non ti rigiri nel letto incapace di dormire. Inferno. Purgatorio. Paradiso. È vero. La loro destinazione era già stata stabilita. Ma tu hai contribuito con una bella spinta. Non ti senti in colpa? A volte, dipende dal servizio. Ci sono quelli facili e quelli difficili da digerire. Il mio è facile. Sempre meno. Ma come? La vittima paga il suo assassino. Lui deve solo venire e boom. Non è un servizio facile. Lo saprò solo a cose fatte. Ehi, mettiamo bene in chiaro una cosa. Non voglio, ripeto, non voglio che tu ti senta in colpa per me. Assolutamente. Io voglio morire. E in un modo o nell'altro, io questa sera sarei morta, anche se non ti avessi telefonato. Capito? E allora perché non lo fai da sola? Perché hai bisogno di me? Hai capito quello che ti ho detto? Sì, ho capito. Bene. Adesso tu fai il tuo lavoro. Poi vai a casa, dalla tua ragazza, e farai l'amore anche per me. Sei tu che paghi. Sono anche disposta ad aggiungere un'altra busta come quella di prima, se farei come ti ho detto. Anzi, te la prendo subito. No, questo è gratis, lo farò, d'accordo? D'accordo. Non ti chiedo di promettere, perché una morta non può scoprire che le hanno mentito. Ma tu provaci e vedi di riuscirci. Non mi va proprio di morire con il pensiero che qualcuno soffra per me, anche se è il mio assassino. Adesso, invece, voglio che tu risponda alla mia prima domanda. Sì, perché tu parli, però non dici niente. O quasi. Cosa si prova ad uccidere? Non possiamo cambiare argomento. No, io ti ho pagato, ti facilito le cose e adesso pretendo che tu mi risponda. Ma sul serio, senza sviare il discorso. Fai conto che sei l'ultimo desiderio di una condannata a morte. Non sono qui per parlare di me. Vero. Tu sei qui per uccidermi. Però senti, se solo tu potessi rispondermi, io allora ti chiederei com'è la morte. Ma tu non puoi dirmelo e tra poco lo scoprirò da me. Perciò ti faccio una domanda alla quale so che puoi rispondermi. Cosa si prova ad uccidere? Non mi interessa se pensi che sia un segreto da non rivelare ad anima viva. Io per me sono già morta da un bel po'. E poi, pure se fosse veramente un segreto, lo porterò con me nella tomba. Perché sembri contenta? Perché lo sono. Tra poco sarà tutto finito. Perché? Non si risponde a una domanda con un'altra domanda. È maleducazione. Prima te l'ho lasciata passare, ma adesso non ho proprio più tempo. Per favore, per l'ultima volta, cosa si prova ad uccidere? Uccidere. Uccidere. Uccidere è come soffiare su una candela. Ci sono quelle che si spengono subito ed altre che sono dure a morire. Sai, a volte quando soffi su una fiamma non fai altro che aumentarne il brillare. Alcuni lottano, ti implorano, ti offrono delle cifre che non hanno e che non avranno mai.
ma solo se lì del tempo di farlo. Io il più delle volte cerco di fare una cosa tranquilla. Li prendo alle spalle o nel sonno, in modo che non abbiano tempo di chiedersi a chi andrà il loro ultimo pensiero. I film, i libri, dicono che quando si muore la vita ti passa davanti agli occhi a massima velocità e che l'ultimo pensiero sia per le persone che ami. Tutte palle. Io credo che l'ultimo soffio di ossigeno sia solo per se stessi, perché nessuno vuole veramente morire. Io lo voglio. No, non ci credo. Io stasera ti uccido, ma lo stesso non ci credo. L'ultimo ossigeno grida, cazzo, io voglio vivere e io quell'ossigeno lo rubo. Sì, perché uccidere è come rubare l'ossigeno a una candela. Si spegne piano, in fretta, ma si spegne e nessuno può farci niente. Il mio cavallo puzza di cadavere, io puzzo di cadavere, io sono la filiale della morte. Ecco, era questo che volevi sentirti dire? Più o meno sì. Ed è cambiato qualcosa? No, certo. E allora facciamolo? Sì, facciamolo. Va bene, qui. Un posto vale l'altro. Un ultimo desiderio. Già fatto. Dove vuoi che spari? Dov'è più sicuro? In bocca, dal basso verso l'alto. No, in bocca no. Ci devo mettere questa. È una danacea. Me l'ha regalata nonna Evelina prima di morire. Serve per pagare i caronti affinché traghetti la tua anima verso la sua destinazione. È d'oro, sai. Apparteneva a sua nonna. Niente bocca, allora. La tempia va bene? Sì, ma non è detto che tu muoia subito. Nel caso non morissi? Ti sparerò ancora. D'accordo. Tu devi andartene solo dopo che io sarò morta, me lo prometti? Sì, pronta ora. Sì. Chiudi gli occhi. È solo un attimo. Aspetta. Perderò molto sangue. Si capisce. Allora voglio andare in bagno, non mi va di sporcare. Per me è lo stesso. Nella vasca, nuda e senza acqua. Poi mi metterai la pistola in mano e te ne andrai come sei venuto. In che mano? Come? Non vorrei sbagliare mano. No, non sono mancina. Allora è tutto pronto. Ripensamenti? Nessuno. Però c'è una cosa che vorrei fare. Dimmi. Dai, un bacio. Un bacio vero. Fai finta che io sia la tua ragazza. Meglio di no. Grazie, grazie lo stesso, anche se non era vero. Il bagno è lì, vado a spogliarmi. Avrò gli occhi chiusi, cerca di non sbagliare. Non sbaglierò. Ah, la moneta, me la metteresti a posto tu per favore? Non vorrei che mi si aprisse la bocca durante lo sparo. Sotto la lingua. Sotto la lingua.